Bayern Monaco in grave crisi e Conte vuole un posto per il ritorno fra le grandi di Champions. Col suo arrivo potrebbe esserci un investimento sul mercato, Barella indiziato principale. Ormai sembra essere tutto pronto ad un clamoroso ritorno in panchina. Dopo un anno di stop, come da lui stesso promesso per star più vicino alle vicende familiari e godere di un momento di pausa dal lavoro, Antonio Conte è più determinato che mai a rimettersi in gioco. E dopo le voci che lo avevano accostato a top club come Napoli e Roma, la meta più ambita parrebbe essere il Bayern Monaco. Stando alle informazioni riportate dal quotidiano tedesco, Bild, l'ex allenatore di Inter e Tottenham avrebbe messo il Bayern in cima alla propria lista delle priorità, sulla cui panchina siederebbe ben volentieri per sostituire Tuchel, che andrà via a fine stagione come annunciato dal Bayern attraverso un comunicato ufficiale. L'FC Bayern e Thomas Tuchel concluderanno il loro rapporto quest'estate. Entrambe le parti hanno deciso congiuntamente di terminare il loro rapporto di lavoro, originariamente previsto per il 30 giugno 2025, il 30 giugno 2024. Questo è il risultato di un confronto tra il CEO Jan Christian Driessen e l'allenatore. Conte al Bayern e con lui Barella, almeno 80 milioni per far vacillare l'Inter. Nel caso in cui Conte dovesse comunque insediarsi in Baviera, tutte le attenzioni convergerebbero sulle potenziali nuove annessioni in organico sul mercato. E la prima potrebbe giungere proprio dall'Inter, andando a toccare uno dei tasti più delicati e cari a Simone Inzaghi, quello del centrocampo. Fra i nomi in lizza ci potrebbe essere quello di Nicolò Barella, nei confronti del quale Conte nutriva e continua a nutrire particolare stima per le sue innate qualità ed una mentalità sempre devota allo sforzo estremo. Per un colpo simile però il Bayern dovrebbe essere ben consapevole di puntare molto più di quanto possa immaginare. La richiesta dell'Inter tocca almeno gli 80 milioni di euro. Quanto ha pagato l'Inter per il riscatto di Arnautovic? Nella partita dell'Olimpico contro la Roma, per l'Inter è scattato l'obbligo di riscatto di Marco Arnautovic. I nerazzurri hanno pagato i 4 milioni al Bologna come da accordi in estate, ai quali potrebbero aggiungersene altri 2 milioni di bonus. L'acquisto a titolo definitivo sarebbe arrivato al primo punto conquistato in campionato dopo il 5 febbraio. 5 giorni dopo quella data i nerazzurri di punti ne hanno fatti 3 grazie al successo con i giallorossi, con l'austriaco che ha fatto l'assist a Bastoni per il gol del 4-2 definitivo, così Arnautovic è diventato un giocatore nerazzurro a tutti gli effetti. Arnautovic all'Inter. L'attaccante in estate è tornato all'Inter dopo l'esperienza del 2009-10, nella quale era stato uno dei protagonisti della festa per il triplete, ma in campo aveva totalizzato solo 3 presenze. A 34 anni si è ripresentato con più esperienza e voglia di confermarsi ad alti livelli dopo la buona stagione al Bologna. I nerazzurri l'hanno preso come prima alternativa ai titolari Lautaro e Thuram, in un reparto completato da Alexis Sanchez, anche per lui un ritorno in nerazzurro. Nella prossima stagione è in arrivo Taremi dal Porto, che probabilmente prenderà il posto del cileno. Per Arnautovic è scattato il riscatto e dovrebbe essere confermato anche per il 2024-25. Thuram, nota stonata di Inter Atletico. C'è apprensione, le ultime. Inzaghi e tutto l'ambiente nerazzurro in allarme per le condizioni del francese, uscito all'intervallo per una contrattura all'adduttore destro. L'infortunio di Marcus Thuram è la nota stonata del match con l'Atletico. La più grande, perché poi ce n'è anche una seconda, ovvero il risultato di 1-0,
che certamente sta stretto all'Inter in proporzione al dominio del secondo tempo, nonché alle tante occasioni da gol create e sciupate. Il francese è stato costretto a uscire all'intervallo per un problema muscolare, nella fattispecie per una contrattura all'adduttore destro, ha avuto un problemino su quello scatto con Witzel, poi col tiro in porta ha sentito indurirsi, ha spiegato Simone Inzaghi nel post-gara. In casa Inter c'è ovviamente grande apprensione, speriamo di non perderlo per tanto tempo, ha aggiunto preoccupato il tecnico interista. Gli esami a cui si sottoporrà domani il classe 97 chiariranno l'entità del guaio fisico, ma sicuramente salterà la gara con Lecce di domenica e, molto probabilmente, il recupero con l'Atalanta fissato a mercoledì 28. L'obiettivo è averlo quantomeno a disposizione per la sfida di ritorno con la squadra di Simeone, in programma il 13 marzo. Al posto di Thuram è entrato Arnautovic, che dopo aver fallito due clamorose palle gol ha segnato, con la complicità di Lino, la rete che ha regalato la vittoria a Lautaro e compagni. È uno dei gol più importanti della mia carriera. Le parole dell'austriaco a Sky Sport: per me non è stato un periodo facile, dopo gli infortuni mi serviva tempo. Nelle ultime settimane non ho fatto gol, stasera ne ho sbagliato due che dovevo fare, ma i tifosi e i compagni mi hanno fatto sentire che erano dietro di me. Loro mi hanno dato l'energia per metterla dentro. Arnautovic titolare a Lecce. In questi ultimi mesi di stagione, Arnautovic sarà chiamato a far cambiare idea a Marotta Ausilio, intenzionati a disfarsene nel prossimo calciomercato estivo. Di sicuro domenica partirà titolare al Via del Mare, contro il Lecce. Con lui potrebbe esserci Alexis Sanchez, ieri entrato negli ultimissimi minuti. Il cileno e Arnautovic sono stati elogiati dallo stesso Inzaghi in conferenza stampa. Mi stanno soddisfacendo per come giocano, devono continuare così. D'ora in avanti avranno sicuramente più spazio. Arnautovic è entrato benissimo, eravamo dispiaciuti per le occasioni sprecate, però gli attaccanti devono preoccuparsi di più quando non hanno occasioni. In Salento dovrebbe partire dal primo minuto anche Frattesi, il cui ingresso ieri è stato determinante.